La cronaca ora con l'esplosione alla Toyota di Borgo Panigale che ha ucciso due operai. La procura indaga per omicidio colposo e domani ci saranno 8 ore di sciopero. L'inviato Lorenzo Santorelli. La cisterna di un impianto di climatizzazione che si riempie come una pentola a pressione, poi forse per l'accensione dei riscaldamenti diventa una bomba e fa collassare il capannone. Un reparto logistico, diciamo, dello stabilimento nella cui area insistono sia degli impianti di climatizzazione sia anche dei depositi. Da questo elemento parte l'inchiesta della Procura di Bologna per omicidio colposo e lesioni colpose gravissime al momento a carico di ignoti. I PM hanno fatto un sopralluogo insieme a Vigili del Fuoco, Carabinieri e ASL. Secondo alcuni lavoratori della Toyota c'erano già state problematiche legate alla sicurezza. Altre situazioni di pericolo, sì, l'anno scorso sono cadute le travi portanti vicino alle macchinette del caffè, insomma in linea diversi incidenti ci sono stati. Niente di paragonabile all'esplosione di ieri alle 17.20, un boato avvertito in diretta anche da Radio Nettuno. Indicato allora è la fine, dicono cos'è successo. Cos'è successo? Due operai sono morti, un terzo gravissimo. Il bilancio avrebbe potuto essere ancora più pesante perché in quel capannone, al momento dello scoppio, c'erano decine di lavoratori, come Giuseppe. Ero circa 20 metri da dove è avvenuta l'esplosione. Al boato mi sono sentito come se mi avessero spinto. Mi sono subito abbassato per proteggermi dai vetri e da ciò che cadeva dal tetto.